incontro all'interno del progetto True Italian Taste, realizzato nell'ambito del programma governativo di Extraordinary Italian Taste, che mira a valorizzare e promuovere il prodotto 100% made in Italy. Oggi parleremo con Noemi Signorile, pallavolista professionista della cucina del suo territorio, il Piemonte. Buongiorno Noemi. Ciao, buongiorno. Quindi la cucina piemontese, che è sicuramente una cucina molto ricca e influenzata da una grande tradizione gastronomica, sicuramente dovuta all'importanza storica che la regione ha avuto nel corso degli anni. Ci sono molti prodotti piemontesi che sono riconosciuti come delle vere e proprie eccellenze regionali, ma che sono diventati dei simboli della terra piemontese. Possiamo fare qualche esempio, ad esempio il tartufo e le nocciole. Ci sapresti raccontare qualcosa di più dei prodotti del tuo territorio? La cucina piemontese trae le sue origini da una parte dalle tradizioni culinarie della corte di Savoia e dall'altra dalle abitudini gastronomiche delle classi contadine. Ne risultano piatti e ricette molto diversi tra di loro, sia per complessità delle preparazioni, ma anche per la tipologia degli ingredienti che vengono utilizzati. I piatti che derivano dalle tradizioni delle famiglie reali di Savoia utilizzano spesso ingredienti pregiati e preparazioni molto complesse. Tra di essi troviamo il cioccolato, dello zabaione, del marsala, il condito misto, il fritto misto piemontese. Invece i piatti della tradizione contadina non sono comunque da meno, perché dal punto di vista del gusto sono uguali, ma vengono realizzati con ingredienti un pochino più poveri, tipici proprio di questa regione del nord Italia. Infatti uno su tutti è un po' la bagna cauda. Un percorso molto popolare è Via del Sale, che da Limone Piemonte va al mare, che è uno dei percorsi più famosi situati tra Piemonte e Liguria, con numerosi passaggi attraverso appunto la Francia. E molte sono le cosiddette vie del sale, tracciate dal passaggio degli abitanti delle valli che scendevano al mare per comprare le preziose acciughe, che erano un'importante fonte di sostentamento. Infatti ancora oggi, nel mese di giugno, si celebra in Valle Maira la Fiera degli Acciugai, e per gli appassionati sportivi questi luoghi sono anche famosi per essere la destinazione ideale per il turismo all'aria aperta, soprattutto per chi vuole fare trekking, mountain bike, e-bike. La bagna cauda. La bagna cauda è un piatto tipico appunto piemontese, è una sorta di salsa, diciamo, formata da aglio, acciughe e olio, dove vengono immerse qualsiasi tipo di verdura, ed è proprio un piatto tipico del basso Piemonte, diciamo. Ma abbiamo però anche tanto altro, perché comunque in Piemonte abbiamo il gorgonzola, il castelmagno, abbiamo un sacco di risaie, i risi, i vini come il Barolo, il Barbera, il Nebbiolo, gli spumanti. Diciamo che ne abbiamo di prodotti importanti e buoni. La Camera di Commercio Italiana Nizza ti ringrazia per la tua disponibilità. Alla prossima. Grazie a voi, a presto.